Proviamoci. Allora, volevo iniziare a vedere se si poteva fare una replica più o meno fedele o una rivisitazione, facciamo così, di un grande mito italiano di qualche anno fa. Allora, andiamo senza indugi a verificare la possibilità di creare un'auto del genere. Andiamo ad andare indietro un po', andare indietro un po'. Forse avete già capito di cosa sto parlando. Allora, forse avrete già capito. Allora, essendo una reinterpretazione, lascerei alcune parti come erano una volta, alcune le farei un pochino più modernizzate, quindi secondo sarà una macchina sportiva. La monoscocca fibra di carbonio, due fibre di carbonio. Il motore sarà anteriore e trasversale come nell'originale. Poi avremo un MacPherson anteriore e ci mettiamo una barra di torsione posteriore. Vediamo cosa succede, che dovrebbe essere l'impianto più simile a quello che in origine aveva il motore. Cerchiamo di farlo come quello di una volta, però magari in un aggiornamento. Ovviamente ha 4 valvole, è un 16 valvole, ovviamente materiali migliori in assoluto, acciaio inossidabile, titanio, forgiato leggero, qualità spaziale, è un 2000. Questo per ora io la pomperei un pochino, ma non troppo, perché voglio poi vedere. Non mi ricordo, non credo che avesse le gambe variabili, però vabbè, ce le mettiamo perché ovviamente un piccolo turbo compressore ce lo dobbiamo mettere. Non diamo da gara, ma diamo da prestazioni. Il gara è troppo estremo, diventa molto fragile, molto complesso. Allora, lasciamo così. Iniezione multipoint, usiamo o diretta, fammi vedere. Potrei fare un'iniezione diretta, dai, ma sì. Prestazioni super normale, allora comincia a essere un pochino sovradimensionato per il cofano, ma vediamo se ci sta. Anticipiamo un po'. Allora qui ci mettiamo uno scarico, non viene solo nessuno, ci piace il rumore. Ok, allora abbiamo un motore da troppi cavalli, 262 cavalli, però potrebbe essere un aggiornamento, 5800 giri. E la coppia, anche questa è un pochino più alta, però la vorrei un pochino più pronta a prima. Vediamo un attimino se riusciamo a quadrare il cerchio. Allora, innanzitutto cerchiamo di farlo un pochino più piccolino, ecco. Questo è il motore originale 1995 di cilindrata. Allora, mettiamo un po' il turbo, ecco, vedi come già mi va giù subito. Ok, già pronto. No, è salito troppo. No.
3200 giri, 309 km, è già un ottimo risultato, decisamente un ottimo risultato, decisamente. Questo possiamo abbassarlo un po', tanto ce n'è troppo. Ok, pressione massima va bene, poi tanto su strada cambierà qualcosa sicuramente. Allora, 4200 non va bene, e 4100 neanche, no. Ok, forse cominciamo a trovare no, 3.500 è troppo, troppo. Allora, era 3.200 mi piaceva di più. Allora, vediamo un pochino. No, che succede? Allora, che è successo? No, ecco qua, l'ho trovato. 3.500, 3.200, eccolo qua, trovato, ritornato, 3.200. Ok, va bene. Ma facciamo così, 226 cavalli, ci sta, dai, ci sta tutto, ci sta tutto. Sembra abbastanza regolare, andiamo. Anche meglio così, guarda, tac tac. Ok, lasciamo così, avanti. Coppia massima, facciamola qua. Ok, facciamo così. Questo è più simile al motore originale, perché il motore originale aveva circa 200 cavalli a 5.500 giri e 300, no, forse poco meno di 300, 290, qualcosa a 3000 mi sembra giri, quindi ci siamo. Sentiamo come gira. Ah, ho sbagliato. Sentiamo come gira prima. Allora, allora, vediamo un pochino avanti. Senti come fischia il turbo. Bene, 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 bene. Andiamo, 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 andiamo. Tac, vi ricorda qualcosa? Non so che differenza c'è tra questa e questa qua. Ah, questa è un due porte, è un tre porte e questa è un quattro porte. L'originale aveva quattro porte. L'originale aveva quattro porte. Allora la facciamo un pochino, si può alzare. Basta. Si può accorciare un po', sì. Sembra, no, sembra un pochino più corto, cioè, mi piaceva un pochino più alto. Allora qua però bisogna fare un po' così, ragazzi, qui c'è una cosa che poi la facciamo un po' più da gara, quindi stringiamo un pochino un po' più la porta dietro, però diamo un po' più di vitalità dietro, qui la incliniamo leggermente, spostiamo tutto in qua, l'ho spostata un po' più indietro,
quindi sposto indietro anche un po' il cosa per fare spazio al motore. Bene, allora ora arriva il difficile, arriva la pitturazione. Per ora la facciamo default in default. Poi vedremo come agire. Che è successo? Perché mi fa questo pezzo rosso? Vabbè. Santa pulenta. Allora andiamo a vedere cosa si può fare. Sì, in realtà si sarà spezzettato probabilmente il video, perché ho l'impressione che per creare una replica più fedele possibile abbiamo bisogno di un po' di tempo. Allora vediamo un pochino. Qui abbiamo le griglie abbiamo, allora, c'è una griglia, ci vuole una griglietta che abbia una leggera tondatura ai lati tipo questa, che non mi fa mettere. Ok, allora ovviamente in questa praticamente devo girarla, allargarla il più possibile, tirarla sul più possibile. Ancora un pochetto, tiro un po' su, presenta, ok. Poi andiamo a metterci dei faretti, faretti doppi. Mi sa che non ce n'è già preconfezionato. Non credo che questi facciano il caso nostro, tanto meno questi. Quindi bisogna pensare di farlo a noi. No, questi no, questi no, questi no. Una modellizzazione con questi si potrebbe anche fare. Fare una modellizzazione con un faretto del genere, che è proprio piccino. Ok, più grossino, proprio avantino, proprio insuino, vabbè, non dico più. E poi uno così, un po' più piccino, ma neanche di tanto, eh. Non troppo. Allora, erano abbastanza simili fari, secondo me forse addirittura forse uguali, però io li metterei un pochino più piccoli. Ok, ovviamente togliamo tutte le svarie cromature in tutti i taramazzi. Ok, questo qua dovrà come colore di quello lì. Poi abbiamo bisogno di un'altra griglia. No, questa la bloccherei, sennò poi viene fuori un macello, eh? E anche questi li bloccherei un attimino qui. Anche se sblocca un attimo questi, no,
No, vabbè, lasciamo quelli. Allora, altra blocca, 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 blocca. Allora, altra griglia. Ci si potrebbe mettere un'altra uguale. O questa uguale qua. Ma se così. Allora, che va praticamente a fare una roba del genere. Allarga. Essere proprio a filo dei fanali. No. Ok. Oppure una più griglia, no, no, se c'è un'altra. Allora, ne ho visto un'altra più dritta, tipo questa. Ovviamente va invertita anche questa, che andrebbe più dritta così. Ok, forse questa è meglio, E poi ci metterei una robetta. No, di questi non c'è niente da poterci mettere. Però si può mettere una roba che ho visto prima, che era questo, che è una freccina tipo o questa o questa. Vediamo un po' questa come sta. Inverti. Una roba così e sopra un tondino. Cioè abbiamo un tondino, sì. No, un tondino tondo, tipo così. E questo non c'entra niente. Questo è anche un po' più piccino e un po' più altino. Deve stare, no? Poi questo blocchiamo tutto, evitare spiacevoli movimenti bruschi e improvvisi. Allora, in realtà sì, questa parte qua andrebbe però cromatigna, questa parte, questa queste sono già, rimangono cromate, quindi a posto. Mentre questa non capisco perché non mi, questa sembra, poi la cambierà, sì. Quando cambio colore ci metterà il colore giusto. Ora arriva un altro pezzo difficile, che sarebbe la parte sotto, dove ci vogliono altre griglie a manetta, perché è una macchina sportiva piena di griglie. Queste qui sono, a vedere, troppo stondate forse. Le griglie erano dritte, la macchina in realtà. Fai un po' di come si sta, non ci sta niente, non ci sta. Non me lo fa mettere. Allora, griglie dritte, griglie dritte. E ma anche queste, non ci avevo fatto caso, queste qua. Fai vedere cosa c'è.
sono cose che non ho mai visto questo. Allora. Niente, comunque. Questa è nuovamente color car primary, lo stesso vale per questa. Car primary, poi così si potrebbe mettere altre grigie di queste. Larga, che poi qua ci metto dei fendinebbia. Allora, qua sicuramente più alta ci va messa, che è quella che poi contiene anche le frecce. Ok, questa cosa invece se la giro. Allora, se lo giro faccio così, doppia, ok, allargale, ok, allora qui possiamo metterci poi le frecce, mentre qui ci bisogna mettere dei fendinebbia, che li possiamo mettere quadratini. Aspetta, e se ce ne mettessi un'altra, sempre di queste qua sotto, girata, non era questa, era questa, grazie, girata in su. Portala davanti, colore della macchina, più corto, blocca da un po' questo, ho sbagliato. Questa più corta, più stretta, questa no, questa lasciare così, questa qua, ok, più corta, che va su così, scende anche un pochino in giù, ancora un pochetto, no, che sia a livello di questa, un po' più basso, ok, questa un po' più alta. Facciamo così, queste qua le mettiamo più vicine e più qua, ok, e questa qua la sblocco e la tiro un po' su, ok,
Ok, allora proviamo a metterci adesso un attimino le frecce, a vedere come stanno le frecce. Ci mettiamo quelle, queste più arancioni. No, ho tolto una freccia. Oh signore, e adesso come faccio a rimuovere? No, ho tolto la freccia. Vabbè, oh, va. Ok, rifacciamo questa, ci mettiamo questa, la mettiamo qua, ovviamente a livello superiore, e non me la vede, perfetto. Questa va sotto, forza. Questa va sopra, ok, no, anzi questa qua local, ma che mi cancelli anche questo. Ok, questa va più strette, più ampie e più strette, che stiano dove c'erano praticamente. E dai, non mi prendere quello. Niente. Questo qua è color paraurti, questo è color macchina, questo com'è color macchina, questa è l'unica cosa cromata, dovrebbe essere questa, ok, che siamo a 27 minuti. Mettiamo un paio di fendinebbia, che li metterei qua, però quadrati. Vediamo un po' se ci sono dei fari fendinebbia quadrati. Questo com'è? Questo quadrato. Che posso fare anche rettangolare, però anche quadrato ci sta bene, però più vicino ovviamente. No, non l'ho bloccato questo. No, però tutte le volte non si può, Ecco, mettiamo così, spostiamo col mouse, con le tastiere, così siamo a posto. Allora, mettiamo centrato qua. L'unica cosa che non mi confinano tanto sono questi. Allora, vediamo un po' qua, abbiamo questi qui che vanno un pochino più in su. Sbloccali, sbloccali. Io direi che abbiamo fatto una mezz'ora e per ora ci salutiamo e alla prossima con questa nuova macchina, che termineremo prima possibile. Ciao ciao.